Bentornati al Green TG, nuovo appuntamento con un nuovo ospite, Stefano Ciabattoni, consulente del gruppo Ghibli, un gruppo che si occupa, diciamo, di ambiente a 360 gradi. Quando diciamo ambiente a 360 gradi, cosa intendiamo? Allora, intendiamo la raccolta del rifiuto, il trasporto, lo stoccaggio e la preparazione per le lavorazioni e lo smaltimento o il recupero. Ecco, che cosa fa in particolare l'azienda? Diciamo? Allora, l'azienda si occupa principalmente di depurazione, quindi noi diciamo abbiamo un focus molto importante su quello che sono i rifiuti liquidi. Rifiuti liquidi e quindi diciamo un trattamento prima dello scarico in fognatura. A chi vi rivolgete come pubblico? Allora, ci rivolgiamo alle aziende di medie e grandi dimensioni. Sì. Che abbraccia un po' tutto il settore dell'industria, quindi partiamo dalla chimica, la chimica metallifera, dalla farmaceutica, la perforazione, quindi fanghi delle perforazioni e chi più ne ha chi più ne metta. E cosa proponete alle aziende, diciamo? Alle aziende proponiamo un servizio abbastanza completo per quanto riguarda diciamo il trasporto, stoccaggio, smaltimento rifiuti e anche ultimamente con il discorso poi della consulenza ambientale, quindi registri, quindi SISTRI e tutto quello che la normativa italiana a che punto obbliga, obbliga. Sappiamo che ha avuto un percorso piuttosto accidentato. Diciamo che questo per noi operatori del settore è un argomento un po' delicato. A quanto ne so io, adesso le aziende comunque sono obbligate a andare avanti con questo discorso, ma a oggi purtroppo non funziona, ecco, diciamo un po' le cose come stanno. Vediamo, insomma, chi vivrà vedrà, diceva un vecchio adagio. Quali sono poi i nodi critici che può... Che affrontate nel vostro settore, che possono emergere nel vostro settore, le maggiori criticità? Beh, sicuramente diciamo la tematica legata alla gestione, la caratterizzazione e la corretta gestione a varie tipologie di rifiuto. Sempre più spesso prevale quello che poi è l'aspetto consulenziale più che quello di mera, no? Quindi anche diciamo un aiuto, un ascolto verso il cliente finale, che è il conferitore, per quanto riguarda poi la giusta procedura, perché oggi è molto sentito diciamo il fare bene le cose, certo. Diciamo così. Tra l'altro nel nostro gruppo d'aziende sta recependo la normativa europea, che è quella che dice di privilegiare più che lo smaltimento il recupero. Assolutamente sì, noi abbiamo un focus, diciamo quest'anno abbiamo avuto un focus molto importante, sì, sul discorso del recupero, e sicuramente nei prossimi anni sarà come obiettivo del gruppo. Può rappresentare diciamo un metodo del futuro, sì, del gruppo, anche verso il recupero, il focus del recupero. Assolutamente sì, diciamo quello che poi un po' ci dice oggi la direttiva europea, esatto. Nel senso, oggi basta discariche, hanno rotto le scatole. Adesso mi dispiace per gli amici che gestiscono discariche, ma comunque anche loro insomma potranno cogliere opportunità dal discorso di recupero, gas piuttosto che varie alternative. Anche perché il recupero rappresenta un'opportunità economica oltre che ambientale, diciamo. In alcuni casi il recupero rappresenta un'opportunità economica, soprattutto diciamo quello che poi è l'obiettivo delle aziende delle quali mi onoro poi di collaborare, è quello di fare una vera e propria economia circolare, quindi questo è il discorso, no? Nel senso, fondamentalmente quello che uno butta potrebbe essere una risorsa, è una risorsa, deve essere risorsa per qualcun altro. E ritorna. E ritorna indietro. E così ci torna. Grazie a Stefano Ciabattoni, grazie, che ricordiamo consulente del gruppo Ghibli, per essere stato con noi, per averci spiegato anche ulteriori aspetti legati appunto anche al mondo del rifiuto e poi del recupero, come abbiamo visto alla fine. Grazie Stefano e arrivederci. Grazie a voi.